Benvenuti e anzi bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Sì, lo so. Voi aspettavate una puntata su Plutone, lo so, abbiamo finito i pianeti del Sistema Solare, dovevamo parlare di Plutone adesso. Però ho pensato, finiamo tutti i pianeti con anche le loro lune, i loro satelliti del Sistema Solare e poi andiamo ad affrontare quelli che non sono pianeti, perché Plutone, nonostante tutto, non è un pianeta. Quindi, dopo andiamo ad affrontare gli oggetti transnettuniani fuori dall'orbita di Nettuno, e quindi affronteremo anche Plutone, i meteoriti, la fascia di Kuiper, le zone più esterne, cosa si trova anche fuori dal Sistema Solare. Finalmente andremo ad approfondire che cosa c'è fuori dal nostro Sistema Solare, dove siamo noi e che cos'è la nostra galassia. Però oggi una lezione introduttiva sui satelliti. Cosa sono i satelliti, quanti ce ne sono e un po' in generale di che cosa si tratta quando si parla di satelliti e le loro conseguenze principali. Quindi sigla e poi cominciamo con i satelliti. I satelliti naturali sono dei corpi imprigionati dalla gravità. Ho specificato naturali per il semplice fatto che sono corpi massicci che, mentre vagano nello spazio, vengono catturati dalla gravità dei pianeti attorno a cui cominciano ad orbitare. Il più famoso satellite, forse lo conoscete, si chiama Luna ed orbita intorno al nostro pianeta, e mentre tutti gli altri, attratti dal pianeta, ne condividono il moto effettuando un moto di rivoluzione attorno al pianeta stesso, simile in tutto e per tutto a quello che noi effettuiamo intorno al Sole, solo che loro ruotano intorno a noi, mentre noi ruotiamo intorno al Sole. Quindi sì, siamo più importanti noi che i satelliti. Possiamo dire che sono dei fedeli compagni di viaggio. Nel Sistema Solare ne esistono oltre 100 e vengono chiamate in tutto e per tutto lune, in onore del loro rappresentante più famoso, ovvero la nostra Luna, chiamata anche Selene. In genere, il moto di rotazione, perché sì, oltre che fare una rivoluzione intorno al pianeta, effettuano anche una rotazione su loro stessi, è un moto diretto, quindi gira da ovest verso est e procede nella stessa direzione del pianeta, mentre in altri casi, come ad esempio per alcuni satelliti dei giganti gassosi, hanno un moto retrogrado, ovvero da est a ovest, quindi nel verso opposto. Si differenziano da quelli artificiali per il motivo che quelli artificiali li abbiamo piazzati noi in orbita, intorno alla Terra o intorno ai pianeti dei giganti gassosi o anche intorno a delle altre lune di altri giganti gassosi, con l'intenzione di studiare meglio il nostro piccolo pianeta blu o lo spazio profondo, mentre i satelliti naturali appunto o sono stati catturati dall'orbita del pianeta attorno a cui girano o c'è stata una collisione o anche altri diversi modi. In ogni caso si tratta di satelliti artificiali o di satelliti naturali e la forza che li tiene legati attorno al pianeta si chiama forza gravitazionale, la stessa forza che noi dobbiamo vincere per riuscire a camminare, per effettuare un passo, o che dobbiamo vincere per riuscire a lanciare in orbita un satellite. Infatti, una volta che una sonda o un satellite artificiale è arrivato in orbita, si dice così, vuol dire che è arrivato in una distanza dalla nostra superficie della Terra che gli permette di ruotare, di avere questo moto di rotazione, di rivoluzione intorno alla Terra, avendo un'orbita più o meno stabile, con una variazione di qualche chilometro o di qualche metro. La stessa cosa per i pianeti, avendo una massa maggiore, si trovano in equilibrio a una certa distanza rispetto al pianeta attorno a cui girano e a questa distanza non riescono né a fuggire né a cadere sul pianeta stesso, quindi si stabilizzano su quell'orbita. Sapete per quale motivo? Oddio, potremmo fare una descrizione legata alla fisica classica del perché un pianeta gira intorno ad un altro, ci sono delle forze di attrazione gravitazionale provenienti dalle leggi di Newton che descrivono appunto l'energia potenziale gravitazionale, l'energia cinetica del moto dei pianeti, oppure vi faccio una descrizione molto più didattica legata ad Einstein, in cui ci permette anche un po' di girare, di spaziare un po' di che cos'è lo spazio e che cos'è il tempo.
infatti penso che sceglierò proprio questa descrizione. Einstein, infatti, aveva ipotizzato che l'universo, lo spazio che compone l'universo, non è un'entità statica, un'entità perfetta, un'entità che rispecchia le leggi della geometria, appunto che non subisce l'effetto di che cosa ha dentro, ma rimane imperturbata. Proprio immaginatevi una lastra, un tavolo perfettamente liscio. In realtà è una superficie, è un'entità che presenta molte scanalature, è molto diversa, è molto lontana dalla perfezione matematica. È infatti un oggetto che risente della presenza di tutti i corpi massicci che ci sono al suo interno, che popolano lo spazio. Questi corpi sono i pianeti, le stelle, le galassie, la materia oscura, tutto, anche noi. Noi, in una quantità molto minore, però abbiamo questa capacità e noi risentiamo di questa forza, ovvero dello spazio che si modifica. Succede che i pianeti massicci, le stelle e gli altri abitanti del nostro universo, con una massa importante, riescono a piegare lo spazio e a fare venire queste scanalature, queste imperfezioni che noi possiamo osservare. Noi siamo capaci di osservare queste scanalature dello spazio. Particolare. Ok, cerco di spiegarmi un attimino meglio. Si crea una specie di buca, ovvero abbiamo un pianeta che quindi modifica lo spazio, è come se voi aveste un telo steso, un lenzuolo, e ci buttate sopra questo lenzuolo, ci mettete una palla da bowling. Quello che osservate è che il lenzuolo si crea una conca in cui la palla da bowling si è andata a piazzare. Ora, se voi prendete una biglia, è molto più piccola. Quello che si crea sul lenzuolo è sempre, se voi lo mettete lontano dalla palla da bowling, si osserva anche qui una piccola conca, diversa dalla prima, perché la massa della biglia rispetto alla palla da bowling è minore. E se ora voi prendete questa biglia, gli date un crecco e la lanciate verso la palla da bowling, possono avvenire tre cose. O la biglia prosegue andando vicino alla palla da bowling e risentendo soltanto in parte della presenza della conca creata dalla palla da bowling, oppure può cadere direttamente sulla palla da bowling, o terza cosa, quella più importante, quella di cui noi stiamo parlando, con la sua velocità iniziale impressa, va a fare delle circonferenze, quindi cade nella buca di potenziale della palla da bowling e comincia a girare intorno alla palla da bowling. Ovviamente dopo cade, perché noi comunque ci troviamo sulla Terra, non è un sistema come quello dello spazio, c'è molto più attrito, quindi la biglia perde energia e dopo va a collassare sulla palla da bowling. Mentre nello spazio quello che avviene è che se la biglia, quindi il nostro satellite, ha un'energia iniziale tale, una velocità tale da andare a porsi in orbite attorno al pianeta, intorno alla palla da bowling, che in questo caso è il pianeta, quindi intorno ad orbite che possono essere circolari o ellittiche, come nella maggior parte dei casi, si viene a creare proprio un sistema pianeta-satellite, ovvero un pianeta che gira, quindi che si sta muovendo intorno al Sole, e un secondo oggetto, in questo caso chiamiamo satellite, che gli ruota attorno. Ora voi potreste fare un'obiezione dicendo: ma noi giriamo intorno al Sole, quindi noi siamo nella buca di potenziale del Sole? La risposta è sì, noi siamo degli oggetti, dei corpi celesti che si stanno muovendo intorno alla buca di potenziale del Sole, che a sua volta si sta muovendo rispetto al centro della galassia, che galassia che si sta muovendo nel sistema locale, che è un ammasso di galassie che si sta muovendo in un ammasso ancora più grosso, è tutto una scatola. Quindi noi nel nostro piccolo vediamo una piccola rotazione che in realtà è sintomo di una rotazione più grande che circonda tutto il nostro universo, e in particolare, se vogliamo essere un attimino più precisi, che circonda la nostra galassia nel nostro piccolino. Quindi tutti gli otto pianeti, i pianeti nani, le meteore, tutti i piccoli sassolini della parte più esterna del sistema solare sono nella buca di potenziale del Sole, solo che quelli con una massa maggiore vengono intrappolati in orbite, tra virgolette, stabili intorno al Sole. Dico tra virgolette perché presentano una variazione di qualche chilometro, anche di diversi centinaia di chilometri, però su orbita astronomica risultano delle imperfezioni da poco, di conseguenza possiamo considerarle come delle orbite stabili. Mentre gli oggetti, come ad esempio le comete,
hanno una velocità iniziale molto maggiore, di conseguenza risentono sì della presenza del Sole, ma possono anche qui o collassare sul Sole, quindi andando hanno un'energia talmente forte che cadono nella buca di potenziale ma non vengono deviate, oppure vengono deviate e poi proseguono, oppure vengono deviate ma passano così vicino al Sole che poi vengono rilanciate indietro nello spazio lontano dal Sole. È lo stesso principio che sta alla base anche dei meteoriti che cadono sulla Terra. Sono appunto dei frammenti molto piccoli che però risentono della buca di potenziale generata dalla Terra e appunto cadono sul nostro pianeta. Di conseguenza anche noi potremmo chiamarci satelliti del Sole, però dopo diventerebbe una classificazione un po' lunga da dire, perché noi siamo satelliti che abbiamo dei satelliti che a loro volta possono avere dei satelliti. Insomma, sarebbe abbastanza complesso come cosa da raccontare. La cosa più importante da riuscire a capire è che quindi a massa maggiore equivale una buca di potenziale, una distorsione dello spazio maggiore, che ha quindi ripercussioni sugli oggetti circostanti e permette di avere come satelliti più oggetti. Ad esempio Giove ha una quantità di satelliti superiore rispetto a quelli della Terra. Noi ne abbiamo uno, Giove ne ha 70-80, come anche Saturno, mentre masse minori corrispondono a meno satelliti, quindi meno capacità di avere una buca di potenziale importante e quindi meno oggetti che orbitano attorno al nostro oggetto, al nostro corpo celeste. Si pensa che la maggior parte dei satelliti abbia avuto origine nella stessa regione del disco protoplanetario dal quale ha avuto origine il pianeta attorno a cui ruotano. Disco protoplanetario era il disco che è rimasto, un disco di materia fusa, di queste particelle, io chiamo particelle, in realtà siamo sempre su orbita astronomica, quindi particelle però con un diametro di diversi chilometri, che poi sono andati a formare i pianeti. Quindi disco protoplanetario perché era il disco dal quale si sono formati i pianeti. E appunto su questo disco troviamo anche l'origine di questi satelliti. Ma appunto, fatta una teoria, si formano tutti le eccezioni, appunto sempre così in fisica, fai una teoria poi trovi tutte le eccezioni possibili e immaginabili, che infatti quasi mai si va a seguire la regola principale, il modello standard. Si pensa infatti che il modello standard sia la formazione dei satelliti che sono stati catturati nel loro moto di rotazione, di rivoluzione intorno al Sole mentre vagavano, sono stati catturati dai corpi più massicci come ad esempio Giove, oppure che provenga da un impatto, come ad esempio la Luna sulla Terra. Si pensa che sia stato un impatto tra questi due corpi celesti fusi, ancora allo stato quasi fuso, e dopo la Luna, il corpo minore tra i due, si è andato a porre in orbita al nostro, restandone legata. Mentre tutte le teorie dei corpi celesti, delle lune e dei satelliti vengono dall'osservazione tramite Terra o tramite le sonde, di conseguenza è ancora molto incerto anche soltanto la formazione della nostra Luna, come questo sistema Terra-Luna si è formato è molto incerto, ci sono ancora forti dibattiti in proposito. Però ad esempio su alcune lune di Giove la situazione si pensa essere un attimo più chiara, appunto oggetti che hanno una forma quasi irregolare, che sono stati catturati da Giove e poi sono rimasti nella sua orbita. La maggior parte dei satelliti si trova in una situazione di o risonanza orbitale con il loro pianeta, oppure di rotazione sincrona, ovvero due oggetti che orbitano e hanno periodi di rivoluzione tale che il loro rapporto è esprimibile in frazioni di numeri interi piccoli. Allora, calma. Cosa voglio dire? Voglio dire che se, ad esempio, io ho due lune, loro si trovano in risonanza orbitale, perché se la prima, ad esempio, fa due giri in un giorno, mettiamo caso, proprio una situazione standard, la seconda si va a mettere in un multiplo o sottomultiplo del tempo di rotazione, ovvero invece che fare due giri in un giorno ne fa uno, oppure ne fa quattro, oppure ne fa tre. Li posso cioè esprimere questi rapporti come numeri interi, appunto numeri interi piccoli, sono due o tre, sta due volte un giro di un satellite, sta a un giro di un altro satellite, quindi 2 a 1. Questo vuol dire, molto semplicemente.
risonanza orbitale è poi un fenomeno che porta a stabilizzare le orbite per proteggere da perturbazioni gravitazionali, quindi per impedire che un satellite, sentendo appunto la perturbazione di un altro corpo, possa direttamente andarsene senza neanche salutare. Di conseguenza li va a porre in una situazione di equilibrio in cui il corpo non riesce né a cadere o andarsi a scontrare con un altro corpo,